Buongiorno cari amici di Tutti a Tavola con la Dani. Oggi preparerò dei pasticcini, delle crostatine piccoline con della frutta e della crema al latte per il compleanno di Anna, la mia piccola Anna che fa gli anni domani, farà 7 anni. Ecco, inizierò con il dirvi gli ingredienti, quindi. Allora, userò un uovo intero. Un uovo intero, poi un tuorlo, 115 grammi di zucchero, 80 grammi di olio di semi di girasole, 40 grammi di kefir di yogurt, 3 grammi di lievito per dolci, 310 grammi di farina 00 e la buccia di un limone intero grattugiata. Aggiungerò anche un pizzichino di sale. Inizierò con lo sbattere le uova con lo zucchero. Fino a rendere il composto spumoso. Aggiungerò a filo l'olio. Continuerò a sbattere. Lo yogurt è uno yogurt da bere, quindi è molto liquido. Aggiungo un pizzico di sale. Aggiungo il limone, incorporo piano piano la farina. Sostituisco un cucchiaio alla frusta. Ecco, ho preso l'eccapentola che è molto più comodo a questo punto, visto che l'impasto sta diventando più consistente. Ok, come deve essere. Continuo ad aggiungere la farina.
incorporo il lievito all'ultima farina rimasta, ok, e lo mescolo un pochino, ok, lo metto tutto e mescolo bene. Mescolo bene. Ok. Si sta amalgamando bene, si sta formando. Vedete? Adesso farò una bella pallina e questo tipo di frolla lo potrò stendere direttamente senza farlo raffreddare, senza lasciarlo, diciamo, riposare in frigorifero. Una volta verificata la consistenza della pasta, che comunque deve essere bella morbida, come vedete, la possiamo adagiare su una carta da forno oppure su una spianatoia con un pochino di farina. E possiamo iniziare a riempire o riempire delle formine, oppure le possiamo adagiare al rovescio, ossia prendiamo delle formine e gli appoggiamo la frolla, mettiamo in forno che sto già scaldando a 180 gradi per 15-20 minuti, appena inizia a dorare si toglierà la teglia. Ecco, appoggiamo giù, mettiamo un po' di farina, se no si attacca, ok? Mettiamo un po' di farina, aggiungiamone un po' ancora. Ok. Adesso la tirerò con il mattarello, sempre infarinato. Vedete come resta morbida? Ok, comincerò a farne qualcuna per non lavorarla troppo. Io utilizzerò un tagliapasta per fare... Ok, non importa che siano regolari, perché tanto poi vanno stesi più o meno per avere... la misura, ecco, ma poi vanno messi al di sopra, quindi una volta preso uno poi riuscite a regolarvi voi in modo tale che non, anche se non hanno una forma ben definita, rimarranno sicuramente carini, vedete, più o meno, cominciamo a mettere questi, poi vediamo. Allora prendiamo questo, lo schiacciamo ancora un pochino, lo mettiamo così, possiamo anche lavorarlo un attimino, e poi lo appoggiamo così. Possiamo anche fare dei buchini con una forchetta per evitare che si gonfi la base. Ok? E procediamo così per tutti. Ok, ho fatto l'ultimo e adesso vi faccio vedere come sono venuti. Ok, tanto poi prenderanno forma una volta all'interno. Facciamo bene i fori sotto. Ok, voilà, ecco qua. Adesso vi faccio vedere. Adesso in forno per circa una ventina di minuti. Allora ragazzi, il mio forno scalda molto, però a me piacciono così.
Vi consiglio di abbassare il forno su 170 gradi e farli andare 15 minuti, altrimenti alla temperatura di 180 gradi ho visto che basta anche farli andare circa 10-12 minuti. Comunque tenete d'occhio il vostro forno, ogni forno ha la sua temperatura ideale. Ecco i miei contenitori, vedete? Adesso li lascio raffreddare. Poi li potrò riempire a piacimento. Nella prossima ricetta vi farò vedere la crema al latte e riempirò questi pasticcini. Ragazzi, avete visto che ho preparato questi pasticcini con la frolla all'olio e non al burro? E, mi raccomando, verificate che il forno non sia più alto dei 180 gradi. E mettete la teglia nel secondo ripiano, non nel terzo, a partire dal basso, quindi non troppo vicino alla griglia sopra, altrimenti rischierete di, se non li controllate, di bruciarli. Mi raccomando, state attenti e basta, vedrete che sarete soddisfatti. Io poi andrò a riempirli, come ho detto precedentemente, con della frutta, della crema latte, della frutta, però potrete usare della crema pasticcera oppure della crema al cioccolato, come vi piacerà di più. Ciao, alla prossima!